Sarà forse un'estate bollente anche per il rischio incendi, ma l'Abruzzo sarà più preparato a far fronte all'emergenza grazie all'elicottero Augusta Bell AB412 che per tutta l'estate sarà pronto a intervenire dall'aeroporto di Pretura all'Aquila. Il nuovo mezzo antincendio è stato messo a disposizione alla Protezione Civile Regionale dal Corpo Forestale dello Stato in virtù di un protocollo d'intesa firmato dal sottosegretario di Giunta Mario Mazzocca e dal comandante regionale del Corpo Forestale dello Stato Ciro Lungo. La B412 sarà in grado di trasportare 1000 litri d'acqua e 8 persone a bordo e di arrivare nel punto di intervento in massimo 20 minuti su tutto il territorio regionale. In questo modo potrà garantire dall'11 luglio al 10 settembre, nella fascia oraria dalle 10 alle 19 e per un massimo di 70 ore di volo, il primo intervento in modo molto più tempestivo, prima dell'arrivo dei Canadair dall'aeroporto di Ciampino a Roma. Ma con la sottoscrizione della convenzione odierna con il Corpo Forestale dello Stato andiamo a completare e integrare un'attività sull'antincendio boschivo, quindi sulla prevenzione civile, sulla tutela e salvaguardia del nostro territorio, che era già comunque di per sé stessa importante, perché al di là della disponibilità già di un elicottero, ecco, sinergicamente andiamo a investire su questa ulteriore unità di una certa importanza, sia per qualità che per rilevanza, e che si occuperà del tema della prevenzione e della repressione degli incendi, soprattutto per le aree interne. Il mezzo sarà collocato presso l'aeroporto di Preturo e, come dicevamo prima, un carico fino a 1000 litri d'acqua, quindi è decisivo nello spegnimento della lotta agli incendi boschivi, può trasportare fino ad 8 persone, è operativo fino anche nel giro di pochi minuti, 5-10 minuti, riesce ad alzarsi in volo e raggiunge con facilità tutti i territori regionali.